Ciao fanciullini fantastici, benvenuti o bentornati in un nuovo video. Sigla! Era da tanto che non lo dicevo, volevo dirlo. Allora, eccoci qui ragazzi. Intanto grazie, questo sarà l'ultimo video dell'anno e voglio ringraziarvi per esserci stati nonostante questo anno su YouTube sia stato molto strano. Ci sono stata, poi non ci sono stata, poi sono tornata, poi sono andata via, un casino. Ma i miei programmi per il prossimo anno sono molto diversi. E comunque grazie a tutti quelli che sono rimasti, che mi hanno comunque sostenuta sempre e che sono anche venuti su Instagram, perché adesso sono molto 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 più spesso lì. Infatti quest'anno ho curato molto di più la mia pagina Instagram, che sta crescendo, lievitando giorno dopo giorno, della quale vado molto fiera. Sono contenta che comunque vi piaccia seguirmi, seguire le storie proponendo anche un po' qui su YouTube, perché non so se avete visto che c'è adesso la nuova funzione delle storie anche qui. Però non so se funziona nello stesso modo, vedo che comunque il pubblico è titubante. Ho deciso di ringraziare tutti quelli che apprezzano e su Instagram ieri ho lanciato a voi proprio pubblico, questa iniziativa di scegliere voi il tutorial che avreste visto prima della fine dell'anno, quindi il tutorial di chiusura. Ho caricato anche qui nelle storie, quindi se volevate partecipare avevate la possibilità di farlo anche da qui. E il tutorial che ha vinto è questo qui, la volpina! Questo è quello che ha ottenuto più voti e più richieste. E quindi questo è quello che vedrete in questo video. Un tutorial quindi di acquerello e di illustrazione allo stesso tempo, molto molto coccoloso. Tra l'altro questo è uno dei post che su Instagram ha riscosso più successo quest'anno, che è finito nei miei best 9 o top 9. Quindi vi aspetto su Instagram, vi lascio il link qua sotto e spero che questo video vi piaccia. Un bacione e buon fine anno, buon capodanno, buon tutto e ci rivediamo nel 2019. Ciao! Cominciamo subito ragazzi, ho utilizzato per questo progetto gli acquerelli di Dahler della linea Artists, di cui vi parlerò molto presto. Ho utilizzato la carta Canson Moulin du Roi, a grana satinata, e sono partita con un bagnato su bagnato, come vedete, quindi acqua pulita sul foglio. Sono andata a coprire anche il disegno della volpina, perché sono partita con un fondo di colore omogeneo, quindi prima ho bagnato tutto il foglio cercando di stare all'interno dei bordi di questa forma ovale. E poi sono andata a prelevare questo giallo, che è un giallo limone. Attenzione ragazzi, se volete dare una tonalità calda non usate mai questo tipo di giallo, che è un giallo molto freddo. Io non avevo nessuna intenzione di dare tonalità più calde, lo volevo semplicemente più luminoso, volevo creare un fondo chiaro ma non completamente bianco, perché poi più avanti andrò a fare un po' di pittura in negativo, quindi poi vedrete insomma. Quindi mi serviva un fondo omogeneo. La volpina potevo anche lasciarla senza il giallo, ma siccome non mi avrebbe cambiato tantissimo a livello proprio di resa, ho dato il giallo dappertutto, che è sicuramente molto più semplice dare una stesura omogenea. Ho asciugato, come vedete, e dopodiché sono passata a creare il colore per la volpe e sono partita da un rosso freddo, in questo caso è un rosa di quinacridone, al quale ho aggiunto dell'ocra gialla, e ho creato questo arancione, che è un arancione molto particolare, perfetto per il colore della volpe. Ho steso tutto il colore della volpe usando un pennello molto molto sottile, questo qui è sempre di Dahler ed era all'interno del set che vi ho mostrato all'inizio, e ho usato questo pennello perché la mia illustrazione è piuttosto piccola e volevo molta precisione. Ho lavorato velocissimamente perché la carta satinata ragazzi è così, bisogna lavorarla con una velocità della luce,
motivo per cui, lo ripeto per l'ennesima volta, non è adatta ai principianti. Quello che ho fatto qui è stato, vedete, ho lasciato una parte di foglio bianco e poi ho aggiunto un pochino di acqua in modo che si creasse questa fioritura molto bella che ricordava un po' il pelo della volpina, quindi un bel pelo folto. E sono andata avanti così a dipingere ogni singolo pezzettino della mia volpe, non tutto quanto in una volta sola, quindi ho fatto proprio ogni piccolo pezzettino, ogni porzione separatamente. Adesso a questo punto ho cambiato pennello perché per riempire meglio la porzione un po' più voluminosa, un po' più corposa del corpo della volpe, mi serviva un pennello più grande, altrimenti ci avrei messo un anno luce a riempire tutto. Quindi con lo stesso arancione sono andata a riempire, stando sempre molto attenta a lasciare fuori tutte le parti che volevo bianche, compresa la punta della coda. Una volta completato e asciutto, ho aggiunto innanzitutto qualche velatura, che però non avete visto, ma la vedete appunto, ma insomma, sono delle semplicissime velature, e poi con questo colore scuro, che però non è un nero, e il pennellino molto sottile, vado a riempire gli occhi e il nasino, e a fare anche poi i dettagli delle zampette e poi delle orecchie. Per il fondo ho utilizzato un color, uno dei famosi colori teal, che sono quei colori che vanno dal blu al verde e che sono un po' indefiniti. L'ho creato usando un verde viridian e un blu ciano, quindi tutti colori molto freddi, e l'ho steso molto molto leggero per una prima passata, perché sono andata a fare molta pittura in negativo per questo fondo. Quindi vedete, ho lasciato questi buchini che poi saranno delle foglie, e appunto sono giallo molto molto chiaro, il giallo del fondo. Con lo stesso verde, su, una volta asciutto il foglio, quindi su foglio asciutto, ho aggiunto tutto il resto dei miei rametti, delle foglioline, e ho lavorato molto in stile doodle, che è uno stile molto molto veloce, molto fresco, che io amo tantissimo per l'illustrazione e che peraltro sta andando per la maggiore. È proprio uno degli ultimi trend del momento. Se volete saperne di più sullo stile doodle, vi lascio qua nelle schede un video che feci qualche anno fa, proprio per far vedere come realizzare del fogliame, diciamo così, in questo modo, con pochi tocchi. Vi ricordo, ragazzi, che le mie illustrazioni sono coperte da copyright, quindi potete ispirarvi alla tecnica, ma non potete ricopiare o riprodurre in nessun modo nessuna delle mie immagini senza il mio permesso. Ed eccolo qua, finito! Cosa ve ne pare, vi piace? Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche spunto in più. Fatemelo sapere con i commenti qua sotto. Ovviamente mettete dei pollici in su se vi è piaciuto. Per me i commenti e i pollici in su sono la prova tangibile che sto facendo un buon lavoro e che quello che io faccio qua vi piace. Per cui se volete veramente sostenermi e supportare il mio canale, la cosa migliore da fare è condividere il video, mettere like e commentare, in modo da farmi sapere se quello che faccio vi piace o se non vi piace. Magari avete delle richieste diverse, scrivetemelo. Un bacione e alla prossima. Ciao!